Ciao a tutti, io sono Enrico, sono italiano e come tutto il team di Language in Motion sono un appassionato di lingue che adora viaggiare e conoscere nuove culture. Parlo italiano, piemontese, il mio dialetto, inglese, portoghese, francese, spagnolo e turco. Con questi video voglio mostrare qualcosa relativo alla mia lingua, l'italiano, e più in generale alla cultura italiana. Oggi parleremo di cinema italiano, in particolare associeremo delle città a dei film famosi. Torino, Profondo Rosso. Questo film horror, diretto da Dario Argento e pubblicato nel 1975, è diventato un classico del cinema italiano e ha reso Dario Argento famoso in tutto il mondo. Nel film si possono vedere varie parti della città e in questo fotogramma possiamo vedere Piazza CLN. Arezzo, La vita è bella. Questo capolavoro, diretto da Roberto Benigni e uscito nel 1997, è stato riconosciuto internazionalmente e ha vinto 3 Oscar. Buona parte delle scene sono state filmate nel centro di Arezzo, così come questa. Roma, Ladri di biciclette. Quest'altro capolavoro del neorealismo italiano, diretto da Vittorio De Sica ed uscito nel 1948, racconta la situazione drammatica affrontata dopo la Seconda Guerra Mondiale a Roma, dove il film è stato girato. Durante tutta la durata del film si possono vedere molti angoli di Roma, che compongono la location del film. Venezia, Morte a Venezia. Girato in una delle città italiane più famose, Venezia è la sede del film Morte a Venezia, di Luchino Visconti, uscito nel 1971. Sebbene la location principale del film sia una spiaggia nel Lido di Venezia, la città ha un ruolo molto importante nella storia. Inoltre, Venezia è stata la location di una miriade di film stranieri. Firenze, Amici miei. Diretta da Mario Monicelli e uscita nel 1975, questa commedia ha influenzato moltissimi comici italiani. Racconta la storia di 4 amici fiorentini sulla cinquantina, delle loro avventure e dei loro scherzi. Nel film, a parte il tradizionale umore toscano, lo spettatore è esposto a numerose viste mozzafiato del centro storico della città. Il mio consiglio è quello di guardare questi video non solo per imparare l'italiano, ma anche per scoprire qualcosa di queste città. Può essere un buon modo di cominciare la scoperta del magnifico mondo del cinema italiano. Per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volessi imparare l'italiano, vai sul sito di Language in Motion, che trovi qua sotto, e prenota una lezione oggi stesso.